era tutta fatta di barche. Andavi su, le barche ballavano tutte, perché era fatta un ponte, una barca attaccata all'altra. Ma tu quanti anni avevi? Non ero sposata, figurati, avevo 20 anni, 19, 19, 19-20 anni, quindi era il 50 qualcosa. Bei tempi. bei tempi. Non abbiamo dormito per niente, perché la casa di mia zia si sentiva tutte quelle macchine che passavano sul ponte. No, loro dormivano perché loro ormai erano abituati. Noi, io, mia mamma e mia sorella, neanche mi ricordo. Qual è la differenza maggiore tra oggi e quei giorni là? Quei giorni là erano belli, eravamo giovani, non avevamo visto mai niente, era tutto nuovo andare là. Adesso invece sono sempre un po' qui, un po' sì. Siamo andati a vedere San Carlo di Arona, ma io ero già andata, ero già andata, ero già andata tante volte. Sei pronta a una domanda difficile? Se lo so, ti Ci rispondo. vuoi anche pensare un attimino. Allora, qual è un suggerimento che daresti alla Luigina di 20 anni? Cioè, se tu potessi parlare con te stessa a 20 anni. Che doveva divertirsi di più, divertirsi di più, perché adesso sono vecchia e mi diverto meno. Quando eri giovane potevi andare, che avevi le gambe buone, eri curiosa ad andare. Adesso le gambe cominciano a fare celecca. Quindi divertirsi di più? Divertirsi di più, certo, quando sei giovane bisogna divertirsi, non fare mai del male, ma bisogna divertirsi, divertirsi, sì. Io invece, noi lavoravamo sempre, solo lavorare, ma le ferie le passavamo a casa sempre a lavorare, ricamare, ricamare, quanto ricamare. Adesso le lenzuola sono là, tutte ricamate, chi è che le vede? Proprio nessuno. Quanto ricamare, quanto ricamare. Era così per tutte. Si ricamava le lenzuola, adesso chi è che guarda le lenzuola ricamate? Nessuno. Pazienza, va. Era una soddisfazione anche quella. Chi si diverte gode. E noi ci divertevamo così. Pazienza, va, pazienza. Boh. Pazienza. Boh, basta, caffè. Basta caffè.